Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dedicata al Covasso Italia. Oggi faremo una chiacchierata intorno alla pianificazione strategica e al tema del collasso dell'Italia, osservata in una prospettiva di breve, medio e lungo periodo. Ecco, senza pianificazione strategica, per fare una metafora, ci si troverebbe nella stessa situazione in cui si trovarono gli esploratori del 1500, in cui più o meno questa era l'idea che si aveva del nuovo continente. Ecco, per fare una metafora, pensereste che la California è un'isola, ossia, metaforicamente, che esiste una crescita infinita nel XXI secolo, anche se noi terrestri viviamo in un pianeta di dimensioni finite. Poi, sempre praticamente nei primi del 1500, pensereste che salpando dai grandi laghi si potrebbe arrivare rapidamente e facilmente in India. Ossia, per fare una metafora, pensereste che esiste nel futuro dell'Italia ancora una crescita economica nel XXI secolo e l'Italia potrà crescere economicamente. Sempre nel XVI secolo, sia ai primi del 1500, pensereste che salpando dal Centro America con una barca, facendo una rotta verso sud-est, in un giorno o due potreste arrivare rapidamente in Sud America. E appunto, per fare una metafora, pensereste che all'Italia basterà abbassare il quoziente debito PIL senza abbattere il proprio debito, quindi che nel futuro sarà sufficiente abbassare soltanto il quoziente debito PIL per risolvere tutti i problemi dell'Italia. Nel XVI secolo, ossia sempre ai primi del 1500, pensereste che partendo dalla Florida, andando verso nord-ovest, in poco tempo arrivereste praticamente sul mare e poi potreste salpare per raggiungere in pochissimo tempo, in ancora meno tempo, l'India. Ossia, per fare una metafora, pensereste che il XXI secolo non è avverso alla crescita economica e l'Italia non farà mai default e l'Italia non uscirà mai dall'euro. Ecco, come potete vedere, questa concezione della mappa dei primi del XVI secolo, primi del 1500, su cosa era realmente il continente americano, erano idee totalmente campate per aria. Quindi, se aveste iniziato a pianificare missioni partendo praticamente da questa mappa, vi sareste trovati molto, 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 molto e subito in difficoltà. Se si osserva invece quello che ci racconta praticamente la climatologia e quello che ci racconta la demografia, che possiamo mettere queste informazioni all'interno di quello che è già noto del futuro, ecco, per fare una metafora, ai primi, diciamo verso la metà del 1500, già avreste avuto quest'altro tipo di mappa. Ecco, praticamente non avreste saputo dire circa il Nord America se la California era un'isola o una penisola, avreste sempre ritenuta un'isola. Però indubbiamente nessuno sarebbe mai salpato dai grandi laghi per raggiungere l'India, quindi si sarebbe capito che non esiste una crescita. Quindi si capisce già oggi, da quello che dice la climatologia e quello che dice la demografia, che non esiste una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite. Per quanto riguarda in sostanza Florida, ecco, nessuno di voi sarebbe mai salpato a piedi per andare praticamente viaggiare verso nord-ovest, perché il tragitto da fare sarebbe stato lunghissimo,
praticamente non vi sareste mai portati dietro una barca, ma semmai avreste navigato via mare fino a qua e poi via terra avreste raggiunto praticamente quest'altra parte. E quindi in sostanza avreste capito che la crescita economica, per fare una metafora, dell'Italia nel XXI secolo non vi può essere, perché il XXI secolo è avverso alla crescita economica e quindi dovremo incominciare sostanzialmente ad abituarci al collasso e quindi porre già dei piani per evitare di fare missioni che non ci porterebbero da nessuna parte, come ad esempio partire dalla Florida per raggiungere praticamente verso nord-est, per cui c'è tutta una zona qui di sconosciuto in cui non avete praticamente nessun riferimento. Però indubbiamente se doveste andare qui partireste praticamente partendo dalla Florida via mare, poi via terra fino a qua e poi risalireste lungo la costa, ma non vi avventurereste in queste zone praticamente sconosciute, a meno che non siate alla ricerca di rischi. Inoltre avreste già un'idea approssimativa del fatto che davanti a voi sì, c'è praticamente tutto un continente, non si sa bene dove finisce, ma indubbiamente, per fare una metafora, ecco, avreste, osservando già i dati, quello che ci racconta praticamente la climatologia e quello che ci racconta la demografia, avreste già capito che praticamente, anche se non avete tutte le informazioni da questa mappa per muovervi in modo in sicurezza all'interno del tutto il Nord America, ecco, per fare una metafora, avete tutte le informazioni per muovervi a livello di breve distanza dalla costa e quindi avreste già capito, per fare una metafora, che sostanzialmente non è sufficiente all'Italia abbassare il quoziente debito-PIL, perché i danni da cambiamento climatico dovranno, diciamo, creano, già oggi lo si vede praticamente da quello che ci racconta la climatologia, quello che ci racconta la demografia, da quello che sappiamo oggi già dagli eventi sentinelli, ecco, abbassare semplicemente in Italia il quoziente debito-PIL non ci porterebbe da nessuna parte, ma bisogna abbassare praticamente anche il debito in valore assoluto, altrimenti non ci sarà spazio per poter finanziare appunto tutta questa zona, per fare una metafora, che è sconosciuta e che indubbiamente è qui davanti. E se ci si vuole muovere da qui verso qua, indubbiamente il tragitto è lungo, periglioso, c'è tutta una marea di incognite e quindi si deve viaggiare leggeri, senza fardelli, senza troppi fardelli. Ecco, quindi praticamente se andate a fruire già la playlist Collasso Italia vi renderete conto appunto di una serie di impatti economici fondati su logiche economiche, su quello che sappiamo oggi dal danni da cambiamento climatico e dalla demografia e dal, non soltanto da quello che vi racconto io, ma soprattutto da quello che è possibile inferire già oggi dagli eventi sentinella, quindi una serie di medicane, risalita del livello del mare, cali delle rese agricole, aumentata del cuneo salino, e poi praticamente incendi, quindi necessità praticamente shock nelle materie prime, shock nelle fonti energetiche, e quindi tutta una serie di importanza che per un'economia di trasformazione sarà difficile praticamente poter raggiungere, diciamo, tutte quelle materie prime, semilavorati, energia che servono se non si ha un forte strumento militare. E quindi già da questo vi renderete conto, per fare una metafora, che già con questa carta, che è approssimativamente, questa dovrebbe essere intorno della metà del 1500, già la visione del Nord America era già completamente diversa da quella precedente, che indubbiamente era un continente molto più grande. Quindi già da oggi, con quello che si sa dalla climatologia, dalla demografia e dall'osservazione degli eventi sentinella, si capisce che quello che abbiamo davanti è molto 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 grande e complicato e estremamente pericoloso. Non è finita qui.
Eccoci qua. Se applicate World War 3 Roadmap Theory, quindi tutto quello che sappiamo del futuro e anche quello che è ragionevolmente predicibile osservando già oggi gli eventi Sentinella, praticamente otterrete una visione che possiamo fare una metafora simile a questa, in cui ci si rende conto che il Nord America è un continente approssimativamente nella sua bozza, diciamo piuttosto, diciamo, completa, non dettagliatissima e non completamente vera, specialmente per quanto riguarda il Sud America, ma poi sotto c'è anche tutto l'Antartide, cosa che prima non si sapeva, non era raffigurata. E quindi, per fare una metafora, la CO2 in atmosfera ci vorrà 10 secoli prima che venga praticamente riassorbita da meccanismi naturali, sempre che non si caschi in Hot House Earth, che è tutta questa roba qua. C'è Guerre Puniche 2 e c'è una possibile terza guerra mondiale. Non si sa bene approssimativamente dove sia, ma si ha una visione praticamente in sostanza piuttosto esaustiva, in cui l'Italia praticamente molto probabilmente finirà per collassare in nuovo Medioevo, ma è anche possibile che emerga, diciamo, l'universo atteso, che è il meno probabile, però comunque è possibile ma è meno probabile. E quindi sapremo dire che, per fare una metafora, che la California è una penisola, quindi l'Italia o collassa nel nuovo Medioevo, molto probabilmente, oppure sostanzialmente rimane agonizzante come una caccola all'interno dell'Unione Europea, dentro l'universo atteso. Che cosa succede all'Unione Europea? Ecco, o sparisce oppure si evolve in Stati Uniti d'Europa, e quindi nessuno pensa sostanzialmente di salpare dai grandi laghi per raggiungere in sostanza l'India, tantomeno la Cina. Nessuno pensa più questa cosa. Qui, per fare una metafora, si vede praticamente una buona raffigurazione di tutto il continente nordamericano e anche sudamericano, per quanto manchi praticamente pezzi, perché è una visione generica, generalista, non estremamente particolareggiata. Se si vuole avere degli zoom particolari su determinate aree, ecco, io ho fatto dei focus e mi sono appoggiato su una serie di scenari variando praticamente le condizioni al contesto, quindi mutando praticamente con un diverso grado di sensibilità. Questo è un modo di poter esplorare il futuro, ma diciamo, per avere approssimativamente, diciamo, una visione approssimativa. Però diciamo che restano comunque grandi zone di alea, per cui a priori non è possibile dire tutto, perché del futuro, sostanzialmente il futuro è composto da quello che sappiamo oggi, da quello che già sappiamo, da quello che possiamo andare a stimare già oggi. Però già nel futuro sappiamo che c'è tutta una serie di cose che non è possibile conoscerle a priori, non le potremo conoscere a priori, però le potremo sapere tutto una volta che, diciamo, abbiamo esplorato quindi tutta quest'area, una volta che sarà passato il XXI secolo. Del XXI secolo sapremo tutto. Inoltre, in tutte queste aree, per fare una metafora, c'è tutto quello che noi non sappiamo, e è quello che scopriremo sostanzialmente nel XXI secolo. Quello che vi volevo dire, per fare quindi il nocciolo della questione, è che la pianificazione strategica dà quindi la costruzione di una serie di mappe su cui poi poter andare a fare strategie. Strategie vuol dire che praticamente si innestano una serie di cose da fare, ma si sa già che cosa non è possibile fare, si ha un'idea di quello che è possibile fare, soprattutto ci si tutela dalle grosse minacce future applicando un Plan B. Che cosa è il Plan B? Il Plan B, chissà se è applicabile oppure no. Vi invito praticamente ad andare a sbirciare il 2 podcast relativi sostanzialmente al Super Piano Mattei, Piano Mattei sto cazzo, quanto
decessi da overshot nel 2050, quanto il futuro della moda e soprattutto la piramide alimentare resiliente all'overshot del 2050. Piano B quindi consiste, o perlomeno a mio avviso consisterebbe, nella implementazione, ammesso che sia possibile, di una piramide alimentare resiliente all'overshot del 2050 e poi costruire una scialuppa di salvataggio per quella fetta di persone, semmai esistesse, semmai non si cadesse in nuovo Medioevo, per garantire praticamente un minimo di sopravvivenza a tutte quelle persone fuori che stanno in Overshot Day, ma che con una, diciamo, un pezzo esterno sostanzialmente potrebbero sostanzialmente emigrare da un'altra parte. I posti dove emigrare sul pianeta Terra sono assai limitati. È possibile che la Groenlandia probabilmente finirà poi intascata in modo reazionario dagli Stati Uniti. Si è già visto il comportamento reazionario degli Stati Uniti con l'applicazione della strategia di rigenerazione di Soros applicata a tutti i paesi della NATO con un attacco batteriologico. Nessuno ha protestato. Sicuramente la strategia di rigenerazione di Soros sarà sostanzialmente replicata. Immaginiamo che gli Stati Uniti occupino la Groenlandia. Chi è che andrà a dire che la povera Danimarca ha perso la Groenlandia? Chi è che si opporrà agli Stati Uniti se gli Stati Uniti occuperanno la Groenlandia? Chi è che prenderà le parti della Danimarca? La Francia? La Gran Bretagna? L'Italia? La Germania? L'Unione Europea? Ecco, ci siamo capiti. Quindi, mentre gli Stati Uniti pensano a costruirsi delle eventuali scialuppe di salvataggio guardando a pezzi del Nord America che ancora non controllano, tenendo presente che i canadesi hanno un grande spazio e possono sostanzialmente espandere la loro presenza a latitudini più elevate, ecco, noi in Italia dovremmo incominciare a pensare a costruire praticamente dei luoghi dove sarà possibile, oppure dove potrebbe essere possibile, acquistare un piccolo pezzo di territorio nazionale. Non dico per costruire una colonia, ma per costruire, al contrario, una scialuppa di salvataggio in cui far migrare quella pezzo di popolazione, che prima o poi, popolazione italiana, che finirà in Overshot Day. Questo vuol dire andare a applicare pianificazione strategica e sostanzialmente un plan B, ossia costruirsi in pratica una scialuppa di salvataggio, dato che il destino climatico dell'Italia è quello di essere un sasso secco e che non potrà sostanzialmente mantenere tutta la popolazione che è residente.